tutti. Allora, avete visto, visto che me l'avete chiesto in parecchi, di farvi un video sul mio allenamento, ho deciso di farvelo vedere in questo vlog un po', che tipo di allenamento faccio, e vi parlo anche di come lo faccio, perché non è che parte dalla mia testa, è praticamente, io utilizzo delle app che ho scaricato da Google Play e mi ci sto trovando bene. Ora vi faccio vedere quali sono, perché ce l'ho nel tablet. E io praticamente abbino o due o tre workout a seconda del tempo e soprattutto delle energie che mi sento. Allora, vi faccio vedere subito. Allora, queste sono le applicazioni che ho scaricato io. Allora, maggiormente, vediamo se riesco a farvele vedere un po' meglio. Allora, maggiormente io utilizzo questa per i glutei e questa per gli addominali. Allora, queste applicazioni sono gratuite e le altre tre, quelle con il pallino verde che vedete, sono di Lumowell. Non me lo metterà mai a fuoco. Sono di Lumowell. Lumowell lo potete trovare anche su YouTube, perché hanno anche un canale YouTube dove ci sono praticamente tutti i tipi di allenamenti, a partire da quello più semplice a quello più intenso, un allenamento cardio aerobico, un allenamento specifico per le braccia, un allenamento specifico per gli addominali, uno per le gambe, uno per i glutei. Insomma, se andate sul canale YouTube di Lumowell trovate veramente di tutto quello che vi può interessare a livello di allenamenti, lo potete trovare lì. Le altre due applicazioni, che sono invece quelle che io utilizzo di più, sono delle applicazioni che ho trovato per caso su Google Play, e appunto vi faccio vedere le icone così magari volete guardarle un po' meglio. Sono appunto questa con il sedere che fa vedere i glutei e questa che fa vedere gli addominali. È diviso in 30 giorni, 3 giorni di allenamento e uno di riposo, e vi dà anche i progressi, cioè praticamente se voi mettete tutti i vostri dati, quindi peso, età, eccetera, vi dà praticamente il percorso che state facendo, quante calorie bruciate, a che punto del percorso siete. È un percorso diviso in 30 giorni e appunto 3 giorni di workout e uno di riposo. Io utilizzo maggiormente questi due. Come combino queste applicazioni, questi workout? Io combino di solito 2 workout al giorno per 4 giorni, 3 sicuri, 4 giorni a volte anche a settimana, e abbino in base appunto a come mi sento e a come sono, a come mi sento quel giorno, ecco, a quanto tempo ho, eccetera eccetera. In più, Samuele mi ha fatto scoprire un video su YouTube, che vi metterò il link qui sotto nell'info box. È praticamente un link di una challenge di addominali, sono praticamente 6 minuti di addominali ininterrotti e vi giuro che sono tostissimi. Io, per il tipo di allenamento che avevo fatto prima di provare quel video, sono riuscita a portarlo a termine. Samuele, con il tipo di allenamento suo, non riesce perché comunque poi ha una stazza differente dalla mia, è molto più pesante. Vi assicuro che sono degli addominali tostissimi, quindi andatelo a vedere questo video che vi linko qui sotto, perché veramente, cioè, la prima volta che li fate non vi rendete neanche conto, eppure è un allenamento talmente è talmente intensivo che 6 minuti di addominali vi passano in un lampo. Voi non ve ne rendete conto. Che ho qua? Voi non ve ne rendete conto, ma fate 6 minuti di addominali senza mai fermarvi, con gli addominali sempre in tensione. Ed è un tipo di allenamento di addominali che faccio insieme a questi altri che vi ho fatto vedere. Per quanto riguarda l'allenamento delle braccia, invece, io utilizzo questo di Lumowell, questo qui, che si chiama proprio Arms, ed è praticamente un allenamento per le braccia, anche questo suddiviso in giorni delle settimane. Lui vi calcola anche qui 3 volte a settimana.
e sono praticamente a circuiti, nel senso che fate tre serie di tre esercizi diversi per le braccia intervallati, nel senso prima fate l'esercizio 1, poi il 2, poi il 3, poi ricominciate 1, 2, 3, 1, 2, 3 per tre serie. È velocissimo, perché io praticamente cercavo dei workout veloci perché non ho il tempo di stare lì mezz'ora a fare allenamento. Con questo, diciamo, questa cosa che io mi sono creata di workout mi prende se quando faccio due workout, quando abbino due workout mi prende 10 minuti, quando ne abbino tre mi prende 15 minuti, quindi è un tempo fattibile, soprattutto per chi come me magari è sempre con i figli intorno, che deve correre, che ne so, a fare la spesa, pulire, eccetera, eccetera. Questo è secondo me il metodo migliore, perché è impensabile che voi a casa riusciate a fare mezz'ora d'allenamento, almeno io non riesco a fare mezz'ora d'allenamento dentro casa, perché cioè, dopo 5 minuti di allenamento di quelli di mezz'ora vedo che mancano ancora 25 minuti, mollo tutto e cioè, lascio perdere. Invece così riesco comunque a farlo 4 giorni a settimana. In più, prima che me lo chiedete, avete visto anche nell'altro vlog che bevo questo bibitone. Cos'è questo bibitone? Altro non è che un integratore per i liquidi, ed è questo qui della Slim Joy, ed è Water Out si chiama. Questo praticamente è un integratore che permette di eliminare i liquidi in eccesso ed ha il sapore di raspberry, non so cosa sia, penso sia fragola o mora, comunque sa di Gatorade praticamente, il sapore è lo stesso del Gatorade alla fragola. Questo l'ho acquistato con i miei soldi, non mi è stato inviato, anzi l'ho comprato, era praticamente un pacchetto insieme ad altri prodotti che sto ancora testando, per cui non ve ne parlo in questo video. In questo video voglio solo parlarvi di questo perché l'avete visto anche nel precedente vlog. Questo praticamente è un aiuto, nel senso non è il miracolo, io leggo di commenti. Sotto parecchi post leggo di commenti di donne che scrivono, è finito il tempo, dicevo, io leggo di commenti di donne che sotto alcuni post che vedono di questo tipo di bevande o anche di tisane scrivono: io sono mesi che uso questa tisana, non sono dimagrita niente. Ora parliamone, cioè non esiste la tisana o l'integratore miracoloso che tu bevi la tisana o mandi giù l'integratore e dimagrisci così, cioè non esiste. Io per arrivare a sgonfiarmi e a raggiungere un, non dico peso forma perché sono sempre dello stesso peso, però per arrivare a sgonfiarmi e a drenare, io cioè, sto facendo un'alimentazione sana, sto facendo un'alimentazione particolare, sto prendendo degli integratori, ma contemporaneamente sto facendo attività fisica. Non è che sto seduta sul divano e dimagrisco, ma non esiste il prodotto miracoloso, cioè non vi fate fregare. Bisogna sempre associare una sana alimentazione e un'attività fisica, qualunque attività fisica, perché potete anche andare a camminare mezz'ora al giorno tutti i giorni e vi assicuro che avete risultati. Comunque, tornando a noi, questo è un prodotto completamente free, gluten free, vegetariano, vegano, eccetera, non ha schifezza, è totalmente naturale, è della marca Sensilab Slim Joy Water Out appunto, e questo qui appunto io lo utilizzo, diciamo, per bere di più, perché io bevo poco, io sono una che beve poco, quindi questo è un aiuto in più per bere di più, ma non è che, cioè, dovete per forza comprarlo, questo mi aiuta a bere un po' di più. Però se già bevete di vostro non c'è bisogno che vi prendete questi bibitoni che vi fanno fare pipì più del normale. Io lo prendo perché ho difficoltà a bere tutto qua e quindi mi risulta più semplice drenare. In più comunque dentro è vero ci sono delle cosine che magari vi fanno drenare di più eccetera, però se bevete della semplice acqua, se vi bevete 2 litri d'acqua al giorno avete risolto comunque il vostro problema. Quindi niente, io questo lo consiglio a chi come me è restia a bere l'acqua durante il giorno.
Bene, detto questo, io adesso che puzzo come un maiale, vado a fare una doccia e penso a preparare il pranzo, che oggi faccio il riso alla cantonese, quindi il riso con pisellini, prosciutto cotto e uovo, fatto però non a frittata ma fatto sodo, così rimane più leggero, e un goccino di salsa di soia perché mi piace tantissimo. E poi niente, e poi oggi è il giorno del festival, quindi dobbiamo finire di preparare tutti i vestiti e dobbiamo scappare. E oggi pomeriggio vi portiamo con noi perché i bimbi si tagliano i capelli. C'è questo bimbo qui che ha questi capelli che non hanno più un verso e quindi li andiamo a tagliare! E vedrete come usciranno da questo benedetto parrucchiere. Che caspita mi sono fatta qua. Vabbè, vado. A dopo. Ecco qua il mio riso alla cantonese. Non è tutto per me, eh. Cioè, lo so che è un padellone gigante, ma non è tutto per me. Siamo in quattro in famiglia. E ci ho messo appunto, come vedete, la fesa a cubetti, i pisellini, l'uovo sodo, il riso basmati e la salsa di soia. La salsa di soia io uso questa, che l'ho trovata all'Eurospin, è un boccione, rispetto alla Kikkosan mi sembrava più conveniente, quindi l'ho voluta prendere, questo è mezzo litro, e appunto uso questa, e ho saputo però che c'è la settimana asiatica a Lidl. C'è la settimana asiatica a Lidl, purtroppo finisce domani e io non me ne sono accorta troppo tardi, altrimenti sarei andata e avrei preso un po' di cose, perché ho visto che ci sono gli spaghetti di riso in offerta che a me piacciono tantissimo, c'è la salsa di soia in offerta, ci sono tantissime cose, quindi mi è dispiaciuto non averlo saputo prima, però purtroppo poi io non ho Lidl qui vicino, cioè devo arrivare a Viterbo, quindi è un... ci vado quando vado a Viterbo, non ci vado di certo se devo fare, ecco, se devo prendere queste cose qua. E niente, adesso mi sa che faccio mangiare i bimbi, così dopo mi faccio una doccia e li mando a letto, che stasera sicuramente faremo tardi. E niente, aspetto Samuele per mangiare il mio riso alla cantonese, anche se sto morendo di fame, di fame. Non ce la faccio a resistere, mi mangio un pochino di fesa di tacchino che è rimasta, così almeno la finisco, e domani, visto che è domenica e si ricomincia la settimana e devo fare la spesa settimanale secondo il meal plan, allora mi mangio questa, così tanto poi domani ne ricompro altra.